Eccoci qui con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, a parlare di trasporti, che è uno dei settori su cui la pandemia ha impattato in maniera più pesante. Infatti la prima domanda che volevo farle è: qual è stata la reazione? Come si è adattato a questa trasformazione così repentina? Beh, non c'è dubbio che noi siamo al centro di questa pandemia. Il settore dei trasporti è uno dei settori, probabilmente insieme a quello del turismo, più colpito. Ed è evidente che è un'emergenza non solo sanitaria, ma un'emergenza economica. Beh, noi abbiamo reagito da subito. Intanto abbiamo riadattato subito il modello industriale, cercando di rivedere il modello di offerta. Ma soprattutto ci siamo concentrati su quella che era l'emergenza del momento, che era quella dell'approvvigionamento della filiera delle merci. Per cui abbiamo alimentato quello che era un po' il sistema di collegamenti sulla catena della logistica, trasportando 5 milioni di tonnellate di merci che in parte hanno garantito l'approvvigionamento alimentare, farmaceutico e quindi insomma sanitario in generale. Quella parte non si è mai fermata in realtà. No, noi non ci siamo mai fermati, devo ringraziare tutto il gruppo, tutte le persone che lavorano, dall'operaio al management, che in maniera silenziosa ha garantito comunque il presidio delle attività. Questo diciamo è la prima reazione, ma adesso bisogna riadattarsi e il tema del nostro incontro di oggi è: quale futuro? Noi parliamo, quando parliamo di ferrovie, parliamo di altissima tecnologia, l'alta velocità è sicuramente una delle conquiste maggiori del nostro paese. C'è modo di doverla ripensare questa alta velocità alla luce di quello che sta succedendo? Beh, intanto l'alta velocità è qualcosa che ha cambiato il sistema logistico del paese. Diciamo che negli ultimi 10 anni, da quando l'abbiamo lanciata, abbiamo portato oltre 500 milioni di passeggeri. Quindi qualcosa che ha cambiato le abitudini, ha accorciato le città, ha creato valore laddove l'alta velocità passa ed è stata costruita laddove è concentrata la domanda. Il 65% della domanda di mobilità è concentrata dove passa l'alta velocità. Ma evidentemente è un modello che oggi va completamente rivisto. Tanto per cominciare dobbiamo immaginare che intorno alla pandemia si è creata una nuova economia dei trasporti. Tanto dobbiamo immaginare un viaggio in assoluta sicurezza sanitaria. Quindi l'esperienza di viaggio va completamente ripensata. Ripensata sulla sicurezza sanitaria in prima battuta. E poi va rivisto il modello di offerta. Non è più pensabile lavorare solo sugli assi fondamentali del paese, ecco. Ma certamente, in attesa che completare le grandi opere infrastrutturali, noi dobbiamo ridistribuire l'offerta garantendo, attraverso un sistema di accessibilità diffusa, quello che è una condizione di sviluppo delle aree che non sono concentrate su quelle tipiche, e parlo delle grandi città italiane. Questo credo che sia fondamentale, credo che vada incontro anche a un'esigenza, quel fenomeno che stiamo osservando, che è quello della deurbanizzazione. Ecco. Che cosa sta succedendo soprattutto con lo smart work? Io lo vedo all'interno dell'azienda, che tantissima gente si sta spostando nei borghi, nelle città di periferia o comunque nelle città facilmente raggiungibili. C'è anche un ritorno al sud per qualche C'è anche un ritorno al sud, è vero. Registriamo, che è una direttrice di sviluppo delle ferrovie. Esatto, che è una delle direttrici fondamentali sulle quali stiamo investendo. Una delle direttrici sulle quali ormai siamo lanciatissimi è la Napoli-Bari. Napoli-Bari che nel 2027 si raggiungeranno queste due città in 1 ora e 58 minuti. Questo farà, che cosa permetterà? Che due grandi città come Bari e Napoli diventino un'unica grande area urbana in grado di competere con le grandi capitali europee. Ecco, ma il ruolo delle ferrovie non è soltanto quello di mettere in circolazione persone e mezzi, ma anche risorse, perché le ferrovie sono una stazione appaltante straordinaria nel nostro paese. Quindi, diciamo, rispetto al recovery fund e alle risorse del recovery fund, immagino che questo sforzo sarà moltiplicato. In che senso? Sì, beh, noi intanto abbiamo un piano industriale che stiamo portando avanti, devo dire, in assoluto rispetto rispetto agli impegni che avevamo preso quando l'abbiamo lanciato. E devo dire, siamo il primo grande investitore del paese. Stiamo investendo tantissimo in infrastrutture fisiche, basti pensare alle grandi opere. Due giorni fa abbiamo inaugurato i lavori tra Brescia Est e Verona, i lavori dell'alta velocità che permetteranno di connettere
Trieste con Torino, ma soprattutto la penisola iberica con il confine russo. E qui è il famoso corridoio 5. E qui, insomma, il nostro ruolo è direi che è assolutamente importante. Così pure gli altri cantieri. Abbiamo abbattuto l'ultimo diaframma del terzo valico, un'opera che permetterà di far sì che il porto di Genova sia collegato direttamente con Rotterdam e permetterà alle merci di risparmiare 5 giorni di navigazione. Insomma, qualcosa che cambierà assolutamente l'aspetto logistico, non solo italiano ma europeo. E certamente porrà l'Italia al centro dei grandi corridoi transnazionali. Un'altra cosa di cui si parla moltissimo è ovviamente la difficoltà a mettere a terra un po' queste opere. Il governo ha prodotto un decreto semplificazioni che va incontro evidentemente alle imprese. Qual è la sua valutazione? Beh, noi abbiamo fatto molte proposte perché evidentemente avendo 1800 cantieri attivi, in questo momento ci sono... Diciamolo, 1800. 1800 sono i cantieri attivi, dei quali molti grandi che non si sono mai fermati durante la pandemia. Devo ringraziare le grandi imprese, prima fra tutto i WeBuild e Cepav, non si sono mai fermate, hanno organizzato i loro processi lavorativi in funzione e nel rispetto delle regole sanitarie. Devo dire che ecco, noi siamo davvero un grande motore per lo sviluppo del paese. C'è un'altra funzione che è poco nota, un altro tipo di lavoro che svolge Ferrovie, che forse è meno noto ma altrettanto affascinante, ed è quella ingegneristica, che è un'attività che si sta sviluppando in tutto il mondo. Ecco, questo è un motivo d'orgoglio, ma non è un motivo d'orgoglio solo delle Ferrovie, ma evidentemente del paese. Ci tengo molto e grazie per la domanda, perché noi esportiamo tantissimo know-how dal punto di vista ingegneristico. In Italia, pochi lo sanno, ma abbiamo riprogettato noi come gruppo, attraverso la controllata di Dalfer, il Ponte Morandi, l'ex Ponte Morandi. Abbiamo appena vinto una gara per progettare la metro a Bogotà. Siamo in India, siamo in Sudafrica, siamo a Riyadh, siamo in Bosnia, e oltre come ad essere grandi operatori ferroviari in Europa, in Inghilterra, Spagna, Francia, Grecia, dove stiamo per inaugurare l'alta velocità tra Atene e Salonicco. Quindi diciamo una dimensione internazionale del gruppo che spesso non è rappresentata e non è conosciuta, ma sicuramente è un punto di eccellenza del paese. Una domanda un po' più, diciamo, filosofico-politica. Il mondo delle ferrovie è un mondo in cui la liberalizzazione è stata andata lentamente, ma piano piano si sta aprendo evidentemente. Lei ritiene che questa pandemia, questo arroccarsi di ciascuno Stato nel proprio, metterà un po' in crisi questo modello oppure no? Oppure è inevitabile ormai? Intanto la domanda mi piace tanto perché pone due punti di attenzione. Il primo è che con la pandemia sta accadendo qualcosa che va incontro non proprio all'esigenza di liberalizzare al massimo il mercato. Perché? Perché i grandi stati, parlo della Germania, della Francia, stanno entrando nel capitale delle compagnie ferroviarie nazionali con ingenti iniezioni di denaro. E questo crea un gap competitivo enorme, per cui noi che siamo già presenti in quei mercati, va da sé che abbiamo un ritardo dal punto di vista delle risorse finanziarie, e questo non è positivo evidentemente. Certamente la liberalizzazione, io sono assolutamente favorevole, fa bene ai mercati. Noi in Italia abbiamo avuto, per quanto riguarda l'alta velocità, l'unico paese al mondo in competizione sull'alta velocità, abbiamo avuto un competitor che è stato uno stimolo fantastico per chi come me poi ha avuto il privilegio di dirigere l'alta velocità, ed è stata una grandissima opportunità, ha migliorato la qualità dei servizi e ha abbassato i prezzi. Quindi credo che sia una strada da percorrere e sarebbe un grossissimo errore cercare di mantenere, come sembra che stia accadendo, questo squilibrio dando risorse e creando appunto distonia di mercato. Esiste, cioè, il pericolo che la concorrenza venga un po' falsata sostanzialmente? Temo che possa accadere questa, perché se ai tedeschi il governo dà 8 miliardi di contributo, spieghiamo, entrando nel capitale dell'azienda, va da sé che noi 8 miliardi nessuno ce li dà. Certamente. Siamo bravi a creare utili, negli ultimi anni in particolare abbiamo creato risultati molto importanti per l'azienda, i migliori di 180 anni di storia della nostra azienda, ma evidentemente non è sufficiente. Per competere bisogna giocare ad armi pari, non è pensabile avere competitor con grandi risorse, anche se noi abbiamo un know-how eccellente, capacità di creatività, ma insomma non credo sia sufficiente.
Perfetto. Io ringrazio Gianfranco Battisti e a questo punto passiamo la parola ai prossimi ospiti. Grazie. Grazie.